Benvenuti a un nuovo appuntamento con il bianco e il rosso TV Sport. È stato un po' a sorpresa il giorno della conferenza stampa di mister Auteri, che è tornato su quelle che sono state le dichiarazioni post Bisceglie, provando a fare chiarezza alla piazza. E allora le analizzeremo e sentiremo ampi stralci della sua conferenza stampa con il giornalista Antonello Raimondo. Ciao Antonello, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. Tanto tra pochissimo ci collegheremo anche con il nostro Michele Carofiglio al campetto dell'antistadio per seguire l'allenamento del Bari. Sarà il primo per Gabriele Rolando, il primo acquisto del Bari. Tornerà ad allenarsi con il gruppo anche Mattia Maite, per capire un po' che aria si respira verso la squadra, se ci sono anche i tifosi a seguire l'allenamento. Però chiaramente attenzione su quelle che sono state le parole in conferenza stampa di mister Auteri. Allora Antonello, io andrei sentire il primo passaggio della conferenza stampa, dove il tecnico fa un po' di chiarezza sulle sue dichiarazioni post Bisceglie, e poi le commentiamo insieme. Io dico che le analisi le facciamo all'interno, i panni sporchi si lavano in famiglia. È il mio dovere quello di tutelare e difendere dalle pressioni che in questo ambiente ci sono, ed è normale che sia così, e che a volte possono essere esagerate, per cui forse alcune dichiarazioni sono state travisate, ma il mio intento era proprio questo: rompere la negatività sempre e comunque. Io credo che la maggior parte dei tifosi vuole bene a questo Bari. Rompere sempre questa negatività, questa eterna insoddisfazione con cui, guardate, dobbiamo imparare a convivere. Io dico che è molto meglio rimanere tutti insieme. Noi abbiamo bisogno di tutti, abbiamo una grande società alle spalle. Vi garantisco che c'è un grande gruppo di lavoro, di cui io per la parte tecnica sono il diretto responsabile. C'è un direttore sportivo, lavoriamo con grande sintonia per onore e rispetto della maglia e per raggiungere obiettivi importanti, e non intendiamo mollare, e soprattutto non permetteremo a nessuno di sottrarci energie e risorse fisiche e mentali. Quindi non ho le fette di prosciutto negli occhi, dicevo prima, quindi alcune cose a volte all'esterno non si dicono, o si dicono molto meglio all'interno, perché sono più chiari i concetti. Allora Antonello, Auteri ha parlato in maniera chiara alla piazza, in sostanza dice: io non ho il prosciutto agli occhi. In quel momento ho voluto soprattutto difendere i ragazzi e la squadra, è il momento anche di remare tutti insieme, magari di mettere da parte le negatività. Ti chiedo un tuo commento a quello che è stato poi l'inizio, conferenza stampa di mister Auteri. Ma insomma, remare tutti insieme è una frase che sentiamo spesso, e che spesso, non parlo solo del Bari, le società utilizzano nei momenti del bisogno. Io personalmente non capisco cosa voglia dire remare insieme. Io credo che sia normale che ognuno faccia il proprio lavoro. Detto ciò, ho molto apprezzato i toni e i contenuti dell'intervento di mister Auteri, che, come ho detto in diretta, ha dimostrato secondo me grande umiltà, grande senso di responsabilità, avendo capito la confusione che si era creata, e anche secondo me una dimostrazione di intelligenza, perché evidentemente si è reso conto che, fatto salvo il fatto che tutti io avevo capito fosse un modo per difendere la squadra, però credo che ci sia modo e modo di tanto vedo delle immagini inquietanti mentre parlo. Sì, per fortuna non le vedono i nostri ascoltatori, però in ogni caso ci si sta preparando per il collegamento dall'antistadio con il nostro Michele Carofiglio. Comunque, Io non ho fatto niente di male, vabbè, ho mangiato da poco. Volevo dire, anche se credo che ci sia modo e modo, insomma, di difendere la squadra, io personalmente avrei detto: non è mai facile vincere in B, il Bisceglie ha fatto una buona partita, Conte è il risultato, siamo contenti, ma non sono soddisfatto della prestazione. Però, come ha detto anche il mister, ormai quello che è stato è stato, non bisogna più guardarsi indietro. Il Bari ha vinto comunque questa partita, rimane in corsa, e la realtà è che da ora fino alla fine il Bari dovrà solo vincere. Questo è il vero problema, non tanto le dichiarazioni o meno di Auteri, che poi valgono 24 ore e poi la vita è giusto che vada avanti. Eh sì, e soprattutto ci sarà poi il campo a determinare i giudizi, però in ogni caso giusto metterci un punto, a zerare e ripartire in qualche modo, Antonello, tutti insieme. Ti chiedo però se avverti questo clima di negatività attorno alla squadra, perché comunque stiamo parlando di una squadra che è vero che non è stata perfetta, però si trova al secondo posto in classifica, è ancora tutto in gioco, c'è un girone di ritorno da affrontare, però si parla di esonero dell'allenatore,
allenatore, di critiche all'indirizzo di alcuni calciatori. Ti chiedo, Antonello, se lo avverti poi questo senso di negatività, che poi chiaramente non porta da nessuna parte, perché alle volte riusciamo come sempre a farci del male da soli. Ma io so bene che Bari è una piazza super complicata, però io mi meraviglio quando gli uomini di calcio si meravigliano. Faccio cronaca delle ultime ore. Fino a 10 giorni fa si parlava benissimo dell'allenatore della Roma, Fonseca. Si diceva che la Roma era terza, meglio, era terza, praticava un bel gioco, stava per fare il salto di qualità, ha perso 2 partite e si parla di esonero. Conte si lamenta del fatto che viene massacrato, non ne parliamo di Pirlo. In questo momento forse anche Gattuso ha vissuto momenti complicati. Quindi credo che questo faccia parte del gioco, sia il calcio. Se siamo dentro questo sistema, se sono dentro questo sistema, Mauteri l'ha detto, dobbiamo abituarci ad avere queste pressioni, non ci si può meravigliare. Tutte le squadre sono massacrate dalla critica, specialmente quando devono vincere, il caso del Bari. Quindi io ripeto, credo che Bari sia una piazza complicata, ma non ci buttiamo la croce addosso. Io credo che il calcio sia così un po' dappertutto, a meno che non giochi in piazze che, in cui ci sono 2000 persone che seguono la squadra, tipo non so, Empoli, Lentella. Allora, ma parliamo Antonello, ma la critica ci sta. Io mi riferivo magari ad alcuni commenti che poi, come spesso capita, vanno anche un po' oltre la semplice poi critica, che fa bene, anche costruttiva, e serve per analizzare il momento del Bari. Questo è chiaro: se il Bari non è primo in classifica, dei motivi ci saranno. No, ma voglio dire, una volta lo vediamo anche noi sulla nostra pelle, siamo semplici, diciamo, cronisti, a volte ci tocca anche a noi sentire, diciamo, gli schizzi di fango. Che facciamo? Non lavoriamo più? No, poi questo mondo del calcio un po' si estremizza in certi momenti, c'è poco equilibrio, non esiste dire che Antonello Raimondo dice una cosa che non condivido, si dice che Antonello Raimondo è un cretino, è colluso con la famiglia Matarrese, è venduto, oppure è amico di quel giocatore, insomma, il calcio è questo, quindi io non mi sorprendo, mi meraviglio, torno a dire, che si sorprendano quelli che il calcio lo vivono da anni e sono esperti e sanno che funziona così. Antonello, in conferenza stampa hai fatto una domanda ben precisa all'allenatore del Bari, Euteri, in merito alla fiducia della società nei suoi confronti. Allora, sentiamo questo passaggio e poi lo commentiamo insieme, proprio relativo alla tua domanda. Euteri. Io le dico di sì, ma se non fosse così non mi cambierebbe nulla, andrei avanti lo stesso attraverso il gruppo di lavoro, attraverso il lavoro quotidiano, perché poi dopo, facendo questo lavoro, l'ho detto qualche altra volta, ci si forma una scorza dura e impenetrabile. Le rispondo sì, ma se non fosse così mi cambierebbe veramente poco, non mi toglierebbe, un po' di esperienza ce l'abbiamo e non mi sono mai sentito né un profeta e scusate il termine, neanche un coglione, quindi. Parole di mister Euteri, però congeliamo un attimo la risposta, andiamo dal nostro Michele Carofiglio, perché i ragazzi iniziano ad arrivare al campetto dell'antistadio. Michele, a te. Sì, buon pomeriggio Cristian, buon pomeriggio anche ai tifosi del Bari e anche ad Antonello Raimondo. Ci troviamo qui live dall'antistadio dello stadio San Nicola, dove comincerà tra poco la sessione pomeridiana d'allenamento della squadra. Come potete vedere, grazie alle riprese del nostro Giuseppe Mondelli, iniziano i primi calciatori ad arrivare nella consueta sfilata verso il campetto, appunto, dell'antistadio. I primi ad arrivare sono stati mister Euteri e Luca Caccioli, seguiti anche da altri componenti dello staff tecnico come anche Roberto Mauro Antonio. Una buona notizia, si è rivisto Mattia Maita, che dunque tornerà a svolgere la seduta d'allenamento insieme al gruppo questo pomeriggio dopo l'infezione da Covid-19. Aspettiamo naturalmente l'altro osservato speciale, Gabriele Rolando. Per lui non c'è ancora la firma, però dovrebbe comunque aggregarsi questo pomeriggio al resto della squadra. Anche qualche tifoso è arrivato sul posto, che non vorrà perdersi sicuramente. Ecco, intanto vediamo, eccolo Gabriele Rolando, che farà parte della squadra in attesa sempre della firma. Dicevo, naturalmente ci sarà anche qualche tifoso che già è arrivato all'antistadio e approfitterà dei teloni alzati per guardare i propri beniamini, almeno nella parte atletica.
Grazie Michele, torneremo da te tra poco, magari riusciremo anche a pizzicare Gabriele Rolando che è arrivato praticamente a tutta velocità come se stesse giocando una partita di calcio, ha sfrecciato lì e non è stato praticamente possibile quasi vederlo. In ogni caso torno da Antonello Raimondo perché no, Antonello avevamo in sospeso, poi quella che è stata la risposta di mister Oteri che chiaramente ora ha detto io avverto la fiducia della società, ma in ogni caso non sarebbe un problema, sono un uomo di calcio, sono abituato a certe cose. Ma io ne parlavo l'altra mattina con Enzo Tambor nel collegamento mattutino, ho questa impressione che non sia un momento di particolare soddisfazione da parte della società, non so se il direttore sportivo, il presidente o altri, e dalla risposta ho avuto secondo me qualche conferma, ma come dice Oteri sono dinamiche normali. Sapete quante volte ho avvertito dirigenti che parlando col giornalista lasciavano intendere che l'allenatore, sai come si fa nel mondo del calcio, no? Si fa scivolare una colpa, una gestione sbagliata per cominciare l'opera di destabilizzazione dell'allenatore sulla piazza, no? E poi ho visto cambiare idea, perché poi sai nel calcio comandano i risultati, quindi se anche fosse che in questo momento non c'è soddisfazione piena, magari se Oteri dovesse riuscire poi a trovare una continuità di risultati, questa insoddisfazione passerebbe e tutti sarebbero pronti a dire che sono le solite chiacchiere dei giornalisti. Ma ripeto, credo che non sia clamoroso questo. Magari in questo momento la società potrebbe non essere contenta finora di quello che ha fatto la squadra, che forse poteva far di più. Non ci vedo niente di clamoroso e fa bene da questo punto di vista un uomo esperto che appunto non è un coglione ma lo penso davvero come Oteri, fa bene comunque a dire che io mi occupo del mio lavoro, vado avanti, sono pagato per lavorare. Tra parentesi, Oteri è un professionista serio, un uomo di calcio preparato e quindi fa bene a fare il suo percorso, poi saranno i risultati a valutarlo. E così, intanto abbiamo visto live dal campetto dell'antistadio la squadra a rapporto da mister Oteri prima della seduta pomeridiana. Dobbiamo andare in pausa pubblicitaria tra poco con la seconda parte del Biancoloroso TV Sport. Continueremo ad affrontare gli argomenti della conferenza stampa di mister Oteri parlando anche di calciomercato. A tra poco. Ore per una lievitazione naturale, leggero e fragrante. Per tradizione ha il colore del sole. Forte classico pane di semola, in confezione famiglia, coppia e single. So che è buono, perché lo faccio io. Rottamazione 2021. T-Cross tua a partire da 16.950 euro. Vieni a scoprirla da Volkswagen Zentrum Bari. CFG SRL è l'azienda specializzata nella sagomatura del ferro per cemento armato che opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale per piccole e grandi opere in tempi rapidi e con l'utilizzo della tecnologia più avanzata. CFG SRL, la soluzione su misura per i vostri cantieri. CFG SRL è a Bari, in via De Blasio, traversa numero 20. Info 080 538 0227. Suzuki Natura Hybrid, carattere 4x4, tecnologia hybrid, tua da 12.300 euro con incentivi. Suzuki Car Service Bari, nel cuore di Bari. Troppo caldo? Troppo freddo? L'habitat lavorativo è determinante per la resa in ufficio. Il giusto clima aiuta a focalizzare la mente, migliorando la concentrazione. Cardascio Business Solution offre un'ampia gamma di servizi con formula chiave in mano comprensiva di sopralluogo gratuito. Progettazione, affidata a professionisti qualificati in grado di valutare condizioni ambientali e destinazione d'uso. Fornitura, installazione e manutenzione impianti, avvalendosi di partnership di comprovata esperienza e competenza. Il tutto nel pieno rispetto delle normative vigenti. Cardascio Business Solutions. Chiedi a chi se ne intende. Visita il sito cardascio.com.
Acmei. Un compagno di viaggio che suggerisce la scelta tecnica migliore per l'obiettivo estetico e funzionale del progetto. L'evoluzione ci ha voluto viaggiatori. La cosa più pericolosa da fare è rimanere immobili. Il mondo è un libro e quelli che non viaggiano ne leggono una sola pagina. Non mi dire quanto sei educato e colto. Dimmi quanto hai viaggiato. Follow Bus. Viaggia in tutta sicurezza tra Puglia, Basilicata e Campania. Prenota subito su busmiccolis.it. Secondo spazio del Bianco e l'Oroso TV Sport, in collegamento Skype con noi c'è il giornalista Antonello Raimondo, però dal campetto dell'antistadio in collegamento c'è il nostro Michele Carofiglio per la seduta pomeridiana del Bari, il primo allenamento di Gabriele Rolando, ma anche il ritorno in gruppo di Mattia Maita. Però Michele, vengo subito da te perché sono arrivate anche le prime ufficialità per quanto riguarda il mercato del Bari, sia in entrata che in uscita. A te. Sì Cristian, infatti è notizia di qualche minuto fa, è ufficiale l'arrivo del terzino, del difensore ex Ascoli Sarzi Puttini, che dunque arriverà a rimpolpare la rosa del Bari e a migliorare questa squadra sempre verso l'obiettivo della promozione. Intanto si è visto anche il direttore sportivo Giancarlo Romairone qui sul campo dell'antistadio, pronto ad osservare i ragazzi che stanno in questo momento, come potete vedere dalle immagini, effettuando la consueta seduta atletica per il momento. Naturalmente anche Maita e Rolando sono ben aggregati al gruppo. Ricordiamo che Maita, come anche detto da mister Auteri in conferenza stampa, comincerà con un lavoro personalizzato perché ovviamente non avrà bisogno di tempo per tornare in forma dopo l'infezione da Covid-19. Ricordiamo, per quanto riguarda Sarzi Puttini, si tratta di un prestito secco, così come il passaggio di Dorazio all'Ascoli, invece prestito con diritto di riscatto per Simone Simeri. Queste le prime ufficialità, ma tra poco arriverà anche quella per quanto riguarda Gabriele Rolando, prestito con diritto di riscatto, obbligo in caso chiaramente di promozione del Bari in Serie B. Allora Antonello, prime ufficialità per quanto riguarda il mercato, al momento i tifosi sono un po' smarriti, stanno cercando di capire quale sia l'indirizzo della società biancorossa. Ti chiedo un tuo parere, anche se chiaramente poi per qualsiasi giudizio dobbiamo attendere la fine del mercato. Ma sì, io credo che sia questa sia questo l'atteggiamento giusto da parte di chi segue dall'esterno. Non deve fare, facciamo tutti i direttori sportivi o l'allenatore, soprattutto lasciare alla società la libertà di operare. Anche perché io alcuni giocatori non li conosco e quindi poi li valuteremo. Su Simeri è diverso quelle scelte lì. Oggi Auteri ha detto che c'è massima stima del calciatore, della persona. Sulla persona non dubito, però sai, sul calciatore Simeri aveva bisogno secondo me di giocare per ritrovare la migliore condizione. Se c'è stima massima io lo faccio giocare un po' di più, però anche queste sono dinamiche che fanno parte del mondo del calcio. Certo mi aspettavo che Auteri potesse dire che non sopporto Simeri o che Simeri non si allena al massimo, che Simeri non risponde alle sue aspettative, diciamo, come atteggiamento, come caratteristiche in campo. Antonio, dispiace che sia andato via, dispiace per come sia finita con Simone Simeri, però poi chiaramente anche in questo caso sospendiamo un po' il giudizio, perché in ogni caso a Bari abbiamo avuto fior fior di attaccanti, poi con tutto il rispetto per Simone Simeri attendiamo di capire come finirà il mercato, perché uscito lui potrebbe comunque arrivare un attaccante di livello anche superiore allo stesso Simone Simeri. No, ma sicuramente non... Parlavo anche qualche mese fa quando il tifoso, qualcuno si strappava i capelli per il fatto che non giocasse Amlili. No, non parliamo di fenomeni, ma io l'anno scorso ho visto un grande Simeri e ricordo anche, io non ho mai pensato che un giocatore possa condizionare l'assenza di un giocatore possa condizionare una partita. Però quando Simeri si è fatto male nella finale playoff, io tra me e me ho pensato, aia, questa assenza rischia di pesare, perché ha fatto una stagione straordinaria facendo gol, assist, correndo come un matto, facendo movimenti per la squadra. Veramente
eccezionale. Quindi mi spiace che dal punto di vista calcistico Simeri vada via. Questo non vuol dire che il Bari non abbia altri attaccanti, non vuol dire che le scelte non vadano rispettate, quelle di Autieri, e potrebbe anche accadere che il Bari domani trova un giocatore più forte di Simeri, o ci sia Montalto, o chi per lui, o Citro, possano fare, non so, 15 gol, quindi ce lo scorderemo. Se devo commentare oggi, io esprimo il mio dispiacere, perché ho di Simeri una grande considerazione nell'economia di una squadra, credo che potesse essere molto utile. Con Antenucci si era creato anche un bell'asse, però come dicevi tu, non è andato via né Messi né Cristiano Ronaldo, quindi ne prendiamo atto e guardiamo avanti. Guardiamo avanti. A proposito di mercato, sentiamo il passaggio in conferenza stampa del tecnico Autieri in riferimento anche a quella che è stata la cessione di Tommaso Dorazio all'Ascoli. Sentiamo. Io l'ho detto prima, sono contento di questo gruppo, poi se qualcuno ha fatto alcune scelte, sono state scelte personali, magari nel caso di Dorazio abbiamo avuto la possibilità di mettere qualcosina di diverso come caratteristiche, perché queste ultime partite ci hanno detto che magari se miglioriamo qualcosina negli aggiramenti, nelle percussioni esterne, questo è in teoria, poi c'è sempre la pratica che deve confermare il tutto. Se qualcuno dovesse fare, con mio dispiacere, delle scelte diverse, sicuramente la società le potrà assecondare o meno, dipende da un insieme di cose, ma voglio dire, non ci facciamo la testa, siamo questi, cerchiamo di avere in mente un solo e unico obiettivo, che è quello dell'onorare questa maglia. Maita ha bisogno di lavorare, il fatto che possa già essere rientrato con noi è importante, visto questo rientro che felicemente è stato anche abbastanza breve, io francamente non ci speravo, ma adesso è una realtà, non abbiamo bisogno di nessun altro nel ruolo. Ma su Montalto è un giocatore che abbiamo scelto, un giocatore che ci ha scelto, non capisco tutte queste voci, ma è un giocatore che ha giocato, che giocherà, che potrà, che deve darci una mano. Poi ripeto, come ho detto prima, alcune cose appartengono alla società, ma soprattutto deve prevalere il bene comune. Io ce lo ritengo un giocatore importante, ma così come ritenevo un giocatore importante Simeri, che è appena andato via. E allora, a proposito di Montalto, Antonello, ti chiedo se ti stuzzica l'ipotesi di un ritorno a Bari di Nicola Bellomo. Se ne è parlato ieri, ci sono stati dei contatti tra Bari e Regina. Perché? Perché la Regina ha chiesto Montalto al Bari e ha proposto Nicola Bellomo. Dunque c'è un colloquio in corso tra le due società con Nicola Bellomo, che tornerebbe volentieri a Bari, però lo farebbe in quel caso solo a titolo definitivo e non in prestito, anche per una questione poi di prosieguo della carriera. A te. Sicuramente Nicola Bellomo, da un punto di vista tecnico, sarebbe un, diciamo, un forzo importante, però essendo un giocatore barese, un barese del Bari, l'esperienza ci dice che a volte questi ritorni di fiamma si rivelano un po' problematici, perché alle prime difficoltà sicuramente Bellomo finirebbe nell'occhio del ciclone. Quindi nel complesso questi ritorni dei baresi non mi fanno impazzire, ma non mi sto riferendo al fatto che Bellomo non sia un giocatore di qualità, anzi, però tenendo conto appunto la storia, dico che forse è meglio scegliere chi magari non è già stato qui, perché potrebbe crearsi qualche affanno. Bellomo che potrebbe giocare sulla sinistra nei tre attaccanti nel 3-4-3, o anche magari facilitare un passaggio al 4-2-3-1 nella posizione di trequartista. Poi ha messo comunque Autieri come si stia rinnovando il Bari, soprattutto sulle corsie esterne, si è rivisto finalmente Andreoni, a sinistra giocherà Rolando, che ha caratteristiche diverse, più offensive, più abituato anche a saltare l'uomo rispetto a Tommaso Dorazio, mentre il recupero di Maita va a chiudere invece i possibili arrivi in quella zona di campo, a meno che non si voglia poi operare eventualmente dopo l'uscita di Zaccaria Amlili. Antonello, dobbiamo salutarci, però chiedo a te a questo punto un ultimo pensiero a conclusione di questa prima parte di puntata. Ma io credo e spero che Autieri non si faccia condizionare da nulla, né dall'ambiente, né da noi giornalisti, né dall'eventuale calo di fiducia da parte della società, e credo, io lo ritengo un uomo esperto, sveglio, quindi in grado di andare avanti con le sue idee. Non deve nemmeno pensare al fatto che si debba tutti remare
nella stessa direzione. Lui sa bene come funziona il calcio: quando vinci sei un eroe e quando perdi sei quello che ha detto lui. Quindi deve stare tranquillo, questa squadra, sono d'accordo con lui, può fare di più. Ha lasciato, concordo ancora, qualche punto per strada per ingenuità o mancanza di cinismo, e da ora in poi questo non può più sbagliare, questo è certo, sperando che la Ternana possa avere altri rallentamenti. Speriamo. Io saluto e ringrazio il giornalista Antonello Raimondo. Ciao Antonello, buona giornata. Ciao, grazie, alla prossima. Ciao Antonello, noi dobbiamo ancora andare in pausa pubblicitaria, tra poco con la terza ed ultima parte del Bianco e Rosso TV Sport dedicata a voi tifosi, ma ancora collegamenti live dal campetto dell'antistadio. Tra poco. Ore per una lievitazione naturale, leggero e fragrante. Per tradizione ha il colore del sole. Porte classico pane di semola, in confezione famiglia, coppia e single. So che è buono, perché lo faccio io. Rottamazione 2021. App tua a partire da 9.950 euro. Vieni a scoprirla da Volkswagen Zentrum Bari. Insalate Jento, dalla terra più bella, la natura più buona. CFG SRL è l'azienda specializzata nella sagomatura del ferro per cemento armato che opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale per piccole e grandi opere in tempi rapidi e con l'utilizzo della tecnologia più avanzata. CFG SRL, la soluzione su misura per i vostri cantieri. CFG SRL è a Bari, in via De Blasio, traversa numero 20. Info 080 538 0227. Suzuki, natura hybrid, carattere 4x4, tecnologia hybrid, tua da 12.300 euro con incentivi. Suzuki. Car Service Bari, nel cuore di Bari. Troppo caldo? Troppo freddo? L'habitat lavorativo è determinante per la resa in ufficio. Il giusto clima aiuta a focalizzare la mente, migliorando la concentrazione. Cardascio Business Solution offre un'ampia gamma di servizi con formula chiave in mano comprensiva di sopralluogo gratuito. Progettazione, affidata a professionisti qualificati in grado di valutare condizioni ambientali e destinazione d'uso. Fornitura, installazione e manutenzione impianti, avvalendosi di partnership di comprovata esperienza e competenza. Il tutto nel pieno rispetto delle normative vigenti. Cardascio Business Solutions. Chiedi a chi se ne intende. Visita il sito cardascio.com. iOver, l'abito su misura per tutelare il tuo patrimonio, la tua rete informatica e i tuoi affetti. Resolteam.com. Usare carte e app di pagamento conviene sempre di più. Con il cashback, se fai in un semestre almeno 50 acquisti con carte e app, ti rimborsiamo il 10% fino a 150 euro, quindi fino a 300 euro all'anno. Usale nei negozi, bar e ristoranti, ma anche con artigiani e professionisti. I primi 100.000 a fare più transazioni otterranno anche il super cashback di 1.500 euro ogni 6 mesi. Quindi con cashback e super cashback puoi guadagnare fino a 3.300 euro all'anno. E con la lotteria degli scontrini puoi vincere fino a 5 milioni di euro. Informati su cashlessitalia.it. Usa carte e app di pagamento. Guadagni, vinci e cambi il paese.
Ancora qualche minuto insieme in collegamento Skype, lo facciamo con Marco Giorgio, rappresentante dell'associazione Bari in Testa. Ciao Marco, buon pomeriggio. Ciao Cristian, un saluto a tutti i tifosi del Bari. Oggi è una grande responsabilità, no? Perché rappresenti una parte del tifo nel giorno della conferenza stampa di mister Oteri. Marco, tra poco ne parliamo, ci collegheremo anche nuovamente con il nostro Michele Carofiglio dal campetto dell'antistadio, però allora ti chiamo mentre vediamo anche queste immagini live in diretta dall'antistadio. Ti chiedo subito, Marco, allora, che idea ti sei fatto dopo questa conferenza stampa di mister Oteri, che ha spiegato anche i motivi delle sue dichiarazioni post Bicelli, dicendo: non ho il prosciutto agli occhi, volevo difendere i miei ragazzi in questo momento, via la negatività, bisogna remare tutti insieme. Questo il pensiero del tecnico del Bari. Beh, mi verrebbe da dire che neanche i tifosi hanno il prosciutto agli occhi. Era necessario un chiarimento, diciamolo subito, anche perché le dichiarazioni dopo la partita di Bisceglie avevano francamente lasciato il segno in negativo. Quindi bene che Oteri si sia presentato in sala stampa per spiegare un po' il suo pensiero. Quello che invece ci lascia un po' perplessi, credo di parlare a nome di una buona parte dei tifosi, è quello che la società sta facendo sul mercato, perché al momento, diciamo, non abbiamo la sensazione di una società che voglia rafforzare la squadra per puntare alla promozione diretta. Per cui ti dico la verità, Cristian, al momento siamo molto perplessi per i movimenti di mercato. Speriamo naturalmente che negli ultimi giorni la società possa smentire in qualche modo queste nostre perplessità. No, chiaro Marco, perché posso capire anche lo smarrimento di questi giorni relativo al mercato, però poi bisognerà tirare un bilancio alla fine di questa sessione invernale, perché chiaro, non posso credere che la società non voglia rinforzare un organico per puntare alla promozione diretta, inseguire ancora la Ternana, comunque per farsi trovare pronti e preparati poi per eventuali playoff. Dunque, per il momento magari giusto sospendere il giudizio in attesa di capire quali saranno i movimenti in entrata, anche il possibile sostituto di Simeri in attacco. Per intanto, come spiegava mister Oteri in conferenza stampa, ha provato il Bari soprattutto a rifarsi il look sulle corsie esterne, un po' un tasso dolente in questa prima parte di stagione, cercando calciatori anche con caratteristiche diverse, su tutti Rolando, che andrà a giocare a sinistra al posto di Dorazio, un calciatore più abile magari a saltare l'uomo, ad avere maggiore spinta su quella corsia. Ti chiedo anche in questo caso un giudizio, poi in attesa magari di completarlo questo mercato, anche alla cessione poi di Simone Simeri. Sì, Rolando è un calciatore interessante che sicuramente in Serie C potrà dire la sua, mentre per quanto riguarda il calciatore che abbiamo prelevato dall'Ascoli, ti dico la verità, Cristian, non lo conosco affatto e quindi ti direi una sciocchezza. No, su questo ci sta. Diciamo che è un calciatore che andrà a completare la rosa, caratteristiche diverse. Lui è un esterno di sinistra, però soprattutto può dare una mano anche in difesa come mancino in una retroguardia a tre. Dunque poi lo scopriremo strada facendo, però sino a questo momento il rinforzo che è arrivato dal mercato è quello di Rolando, proprio per una questione di caratteristiche, quello che ti dicevo prima sulle corsie esterne, per vedere anche un Bari magari diverso e più propositivo da quel punto di vista. Sì, assolutamente, Ronaldo è un buon calciatore. Sono molto curioso di capire cosa farà la società in attacco, anche perché è partito Simeri, che io onestamente avrei tenuto, e si dice che possa partire anche Montalto, e a questo punto sarebbero completamente da ridisegnare le gerarchie in attacco. Quindi è molto importante capire come si muoverà la società in questo reparto. Io sinceramente avrei fatto un intervento anche a centrocampo, perché è vero che c'è una buona notizia, quella del rientro di Maita, però probabilmente servirebbe un altro calciatore di spessore anche lì in mezzo al campo, per cui non disperiamo, però ti dico la verità, mi aspetto che la società piazzi 2-3 colpi veramente importanti in questi ultimi giorni di mercato, altrimenti il giudizio sarà certamente negativo. Non ci resta che attendere. Poi Marco, sai bene che tutto accade negli ultimi giorni di mercato, spesso anche nelle ultime ore
ore, dunque davvero può accadere ancora di tutto. Chiaro che ora ci sono delle uscite, però staremo a vedere quali poi saranno i profili scelti dalla società anche per magari potenziare ulteriormente il reparto offensivo. Ti piacerebbe il ritorno di Nicola Bellomo? Prima ne parlavo con Antonello Raimondo di questa ipotesi, questa trattativa con la regina che prevederebbe poi la cessione anche di Adriano Montalto. La penso un po' come Antonello, non mi entusiasmano questi ritorni. Poi è chiaro che se Bellomo viene con la giusta mentalità ed è un giocatore funzionale a quelli che sono le idee di gioco di Auteri, ben venga, assolutamente. Non sono un tecnico e quindi non ho la pretesa di giudicare l'operazione dal punto di vista tecnico. Probabilmente servirà un altro attaccante di spessore che possa non solo sostituire ma anche giocare con Antenucci, che abbiamo visto probabilmente si esprime meglio quando ha un altro giocatore con certe caratteristiche accanto, un po' quello che è successo nell'ultimo quarto d'ora, 20 minuti a Bisceglie, quando con l'ingresso di Montalto passaggio alla difesa a 4, la squadra se non altro ha cambiato atteggiamento e ha prodotto più occasioni che nel resto della partita, però non sono Auteri e quindi immagino che il mister saprà bene indicare alla società quelli che sono gli elementi, le pedine più utili per cercare di rinforzare la squadra. E così in questo momento davvero non ci resta che attendere, poi giudicare quello che sarà stato l'operato del club, perché ripeto ci sono ancora tanti giorni per poter piazzare ancora dei colpi importanti. Dobbiamo tornare intanto al campetto dell'antistadio per un ultimo collegamento con il nostro Michele Carofiglio che sta seguendo la seduta del Bari. Michele, torno da te. Sì, Cristian, come potete vedere insomma dalle immagini che stiamo trasmettendo, purtroppo ovviamente per motivi di emergenza sanitaria all'esterno, con le grate all'esterno del campetto dell'antistadio, il Bari ha ripreso con una partitella a ranghi ridotti a cui hanno partecipato anche Maita, Amlili regolarmente con la squadra e anche Rolando che dopo un primo momento in cui è stato a bordo campo a guardare i compagni è stato subito gettato in mezzo alla mischia. La notizia è che forse naturalmente noi non riusciamo a farlo vedere con precisione adesso, ma è presente anche il nuovo acquisto Sarzi Puttini, è presente e si sta già allenando con i nuovi compagni e naturalmente questo sarà uno dei primi due rinforzi che il Bari adesso ha completato. Dovrebbe essere arrivata l'ufficialità per Rolando in questo momento, arrivata anche per Sarzi Puttini. Grazie Michele, chiaramente continuate a seguire le nostre pagine social perché continueremo a documentarvi su quello che è il mercato del Bari. È arrivato l'ufficialità, Rolando in prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione del Bari in Serie B. Ti chiedo Marco, a quale partito appartieni, se anche tu ora al di là del mercato vedi una sorta di scetticismo intorno a questa squadra, anche poi all'alba del girone di ritorno che ci apprestiamo ad affrontare da domenica contro la Virtus Francavilla. Beh sì, lo scetticismo c'è, è inutile nasconderlo, ma deriva un po' da quello che abbiamo vissuto come tifosi nelle ultime stagioni. Non dimentichiamo due fallimenti in 4 anni, poi ripartire dalla Serie D, poi questo è già il secondo campionato in Serie C con l'incubo che si possa ripetere la beffa dell'anno scorso, quindi ci sta che i tifosi abbiano questo atteggiamento, sta alla squadra dimostrare sul campo che si tratta di timori infondati e quindi io mi aspetto adesso una reazione in campo ma anche dalla società, perché è vero che magari i tifosi a volte sono troppo umorali, però fa parte diciamo del gioco e quindi adesso vogliamo i risultati e vogliamo anche una reazione sul campo, perché se è vero che non si possono giocare bene tutte le partite, però obiettivamente in questo giro
girone d'andata ci sono state diverse battute d'arresto anche abbastanza incomprensibili. Ricordiamo per esempio la prestazione a Foggia, la partita di Palermo, questa di Bisceglie, che certamente non possiamo annoverare tra le migliori prestazioni del Bari. Per cui ok, noi forse saremo troppo pessimisti o scettici, però vogliamo essere smentiti dalla squadra e dalla società. Sì, è stato chiarissimo Marco, noi siamo davvero in chiusura, dunque rinforzi sul campo e poi risposta soprattutto sul terreno di gioco per quanto riguarda la squadra biancorossa. Io ringrazio Marco Giorgio, rappresentante dell'Associazione dei Tifosi Bari in Testa, grazie Marco, buon pomeriggio. Grazie a te Cristian e un saluto a tutti i tifosi del Bari. Ciao Marco, io ringrazio tutti voi per la cortese attenzione, vi ricordo invece a domani con un nuovo appuntamento con il Bianco e il Rosso TV Sport.